non sono arrivati molti tiri in porta, comunque era importante gestire la squadra nella maniera giusta. Abbiamo creato abbastanza occasioni, non abbiamo sfruttate, ma anche sul gol credo che la prossima volta migliorerò per prenderlo. Sembrato È stato un quindi bel gol, ha calciato molto bene. La difficoltà Bellinzona. maggiore è che appena si è centrato era fermo, non mi immaginavo calciasse. E quando ho visto poi partire la palla con un secondo di ritardo era già troppo tardi. Poi l'ha messa lì. Beh, è chiaro, se non giochi da tanto, ritmo partita, devi prenderlo ed è dura non giocare da tempo e ritornare sul campo. Però i primi minuti, logicamente, un po' di emozione, ma poi la partita va e gestisci tu. Beh, no, non stavamo facendo male, poi dopo il gol siamo negli ultimi nei primi 5 minuti siamo un po' calati, però magari con un mio intervento avrei dato una carica maggiore alla squadra e magari perché no, avremmo fatto anche qualche gol. Beh, in Dove questi lavorare? mesi chiaramente tecnicamente sono migliorato sicuramente, ma non è tanto la tecnica che ho da migliorare, soprattutto la gestione dei miei ragazzi del mio reparto difensivo più che altro. Che mi viene più difficile essendo un po' più giovane. Su quello sto lavorando con il mio mister Augusto, sono contento del lavoro che stiamo facendo e come si dice, il lavoro paga, piano piano i risultati arrivano. Qual è il principale consiglio che ti dà Rasone? Tra i tanti, immagino che. Esatto, tanti me ne dà di consigli. Le cose fate facili, le cose facili, non esagerare, non strafare, fare le minime cose che poi. Le più facili sembrano facili, ma sono quelle più difficili. Così, giocare semplice, non esagerare, non strafare. Poi le cose arrivano. È un consiglio importantissimo. Beh, Cosa? questo lo deciderà il CT, però Ma se devi. c'era già avuto qualche contatto. Sì, è chiaro, però. Devi giocare, giocare, perché sennò è difficile essere convocato, anche come terzo, secondo, comunque. È qualcosa di importante la propria nazionale e bisogna dimostrare di far parte. E quindi se ci sarà la possibilità che venga chiamato bene, se no lo rimanderò qualche anno dopo, spero. Hai parlato con Tramezzani, con. Sì, parla spesso il mio procuratore con lui, si sentono e parlano, però la possibilità di andare è ancora. Non ho certezze, non ho cose sicure. Ma non abbiamo niente da perdere, ognuno deve giocare per se stesso, per migliorarsi, perché siamo una squadra, abbiamo passato tante difficoltà e dobbiamo solo cercare di giocare tutti insieme, uno per l'altro, e finire queste due partite nel migliore dei modi. Il resto arriverà, se ognuno dà il proprio impegno non ci dobbiamo preoccupare di niente, abbiamo la coscienza a posto tutti.